Travestirsi, mascherarsi, mimare, rifare il verso, sono attività che noi per abitudine leghiamo a momenti di divertimento, di gioco, di scherzo. Troppo spesso dimentichiamo che sia nel nostro passato e in moltissime tradizioni culturali queste sono anche attività estremamente serie, spesso intrecciate a riti magici e religiosi, che hanno spesso prodotto cose estremamente importanti, pensiamo solo alla tragedia greca. Tra poco nel film vedremo una tribù africana che mima, si sdoppia teatralmente in un particolare uccello, il bucorvo abissino, per uno scopo strettamente legato alla propria sopravvivenza. Siamo oggi in una zona poco accessibile ai confini tra il Chad e la Repubblica Centrafricana, dove, alla fine della stagione delle piogge, si danno appuntamento bufali, antilopi, facoceri ed uccelli di vario tipo. Ed è qui che gli uomini bucorvo si preparano alla loro caccia. Essi appartengono al popolo dei Fullata, agricoltori, allevatori, ma anche cacciatori. Prima della battuta si sottopongono ad un lavaggio con sostanze particolari, in modo da togliersi di dosso l'odore umano. Pratiche trasmesse di generazione in generazione, come quella di affumicarsi con una polvere per assumere l'odore dei bucorvi. Sì, perché la particolarità della loro caccia consiste proprio nel potersi avvicinare alla preda camuffati da uccelli bucorvo. I bucorvi sono uccelli grossi quanto dei tacchini, dal piumaggio nero. Cercano il cibo, insetti o lucertole, soprattutto al suolo, e spesso si vedono camminare tranquillamente tra le antilopi al pascolo. Gli uccelli acquatici spiccano il volo. Ma gli uomini bucorvo hanno già avvistato la loro preda. Si mettono le maschere da bucorvo, un vero capolavoro di mimetizzazione. Saggiano la direzione del vento e iniziano la lenta marcia di avvicinamento. Imitano il comportamento dei bucorvi alla caccia del cibo, come è stato insegnato loro dai cacciatori anziani. È incredibile come nemmeno le oche, né gli aironi, riconoscano la vera natura dei finti bucorvi. Ma ecco un contrattempo. È girato il vento e le femmine cervicapre diventano sospettose. C'è qualcosa che non va con questi strani bucorvi. Comunque ora un maschio è a portata di mano. Ma il tabù impedisce ai cacciatori di ucciderlo con il coltello. Uccidere troppo facilmente la vittima rappresenterebbe un inganno e farebbe perdere la capacità di avere potere sugli animali. Ed è così che l'antilope scappa via. Gli uomini bucorvo fabbricano da soli gli archi, ma acquistano le frecce dagli artigiani dei mercati locali. Le frecce vengono poi spennellate con un potentissimo veleno che paralizza il muscolo cardiaco dell'animale. Ma questo avviene progressivamente, lasciando la vittima libera di correre ancora qualche minuto. Ecco altre prede. Si ripete il rituale. Maschere e ginocchiere per proteggersi dalle pietre e dalle spine. Ma ora c'è una complicazione in più. Buffa. Ci sono i bucorvi autentici alla ricerca di cibo proprio tra le antilopi. Adesso gli uomini bucorvo dovranno ingannare anche i loro colleghi veri. Le antilopi sono calme. Né il comportamento degli uccelli autentici né quello dei cacciatori appare sospetto. Alle volte basta un niente, un gesto appena troppo brusco per allertare le antilopi. E allora i cacciatori devono ricominciare da capo. Le antilopi si sono nuovamente tranquillizzate e gli autentici bucorvi si dedicano alle loro occupazioni. Tra un gruppo di maschi di un anno
che misurano le loro forze in un cerimoniale di rango e quindi poco attenti a ciò che li circonda, c'è la nuova preda. Con calma viene sistemata la freccia. La mira è là. Ora devono continuare ad imitare l'atteggiamento degli uccelli per non spaventare il branco. Se il panico si impadronisse delle antilopi, sarebbe difficile rintracciare il maschio colpito. Dopo un po', infatti, viene ritrovata la freccia e nel giro di 20 minuti il veleno provoca l'arresto del cuore. L'animale era sdraiato nell'erba alta, al coperto, e la freccia era conficcata profondamente. La caccia è finita. Non resta che trasportare la preda al villaggio.